La revisione del concordato preventivo. Un'altra legge M5S a favore delle piccole e medie imprese e dei contribuenti onesti. Cos'è il concordato? Una procedura che aiuta le imprese in difficoltà a ristrutturare e a pagare il proprio debito, consentendo all'imprenditore di evitare la chiusura e di rilanciare l'attività. E i debiti fiscali? Lo Stato oggi è considerato più privilegiato degli altri creditori, quindi non è possibile per l'impresa in regime di concordato ridurre, la cosiddetta falcidia, l'esposizione verso l'erario. Cosa cambia con la legge M5S? Si riducono i costi della procedura, che diventa così accessibile a molte piccole imprese che non possono sostenere gli alti esborsi. Si pone lo Stato sullo stesso piano degli altri creditori e si consente all'imprenditore anche la falcidia, la riduzione dei debiti erariali. Cosa succede se non pago l'IVA? Oggi lo Stato criminalizza chi non riesce a pagare l'IVA, senza entrare nel merito. Fa il forte con i deboli e il debole con i forti. Cosa cambia con la legge del Movimento 5 Stelle? Si distingue tra i furbetti e chi non paga per difficoltà oggettive, passando dal dolo generico a quello del dolo specifico. Si depenalizza l'omesso versamento IVA, una misura a sostegno di chi è in difficoltà, mentre il governo si prepara a sancire il tana libera tutti per le dichiarazioni infedeli. Il governo a favore di ladri e corrotti. Il Movimento 5 Stelle sempre a fianco delle piccole e medie imprese e dei contribuenti onesti.